Ehi, sì, dico proprio a te, fratello. Ti andrebbe di scoprire in anteprima il futuro di Yu-Gi-Oh? Beh, sì, e allora? Allora gettiamoci immediatamente in questo nuovo OCG Report Metagame. Bentornati ragazzi, qui da Diego B in questo nuovo video. Siamo arrivati alla nuova settimana, nuovo report, ovviamente offerto dal buon RodOfTheKing.com. E cosa c'è di nuovo questa settimana? C'è ovviamente che è uscito Cyberstorm Access. Nonostante sia appunto uscito Cyberstorm Access, che è l'ultima espansione della serie 11 di Yu-Gi-Oh! E quindi con Duelist Nexus si ripartirà alla grande con la serie 12 e magari nuove novità. Sono molto sorpreso dal non vedere Manadom in questa prima pie chart con tutti questi deck. La nuova espansione è uscita pochi giorni fa, ancora relativamente pochi giorni fa. Le uniche carte che vedremo qui all'interno di queste liste sono magari Dispater, Chaos Angel, comunque carte generiche, e le carte Super Heavy Samurai, oltre che al supporto per Purely, che comunque sia, come vedete, si va a imporre con un bel 4.3% all'interno di questo grafico, quindi il deck potrebbe comunque dire qualcosa, anche se uscito da poco da noi attualmente non ha senso di venir comprato, secondo me. Diamo anche tempo a Manadom, nel momento che Tier comunque rimane lì, proprio possente, a governare questa pie chart. E come vedete questa è la lista vincitrice del 3v3 Team Battle. Viene comunque tenuto un pacchetto Kashtira all'interno di questo deck, come viene anche tenuto il pacchetto Ishizu. Viene ovviamente tenuto il pacchetto Shaddle e King of the Swamp per giocate con Winda, oppure banalmente Grafa, la Chimera, dal momento che può venire aggiunta polimerizzazione. È una cosa che mi piace molto, avevo provato anche a giocarle di recente io, e devo dire che non mi dispiaceva. Novità delle novità è il ritorno del pacchetto Foolish, ovvero Foolish Burial e Foolish Burial Goods. Foolish Burial Goods serve per mandare Sallic e quindi andare ad aggiungere un nome come per esempio Rhino oppure Shaden, che sono stati limitati a uno. Per il resto la lista rimane comunque molto molto standard, se non fosse che qua nell'extra deck non vediamo Dark, una delle pochissime eccezioni dove non vediamo Dark, ovviamente sarà stata una decisione del giocatore, ma vediamo anche l'Underworld Goddess, perché magari stanno girando delle torri difficili da buttare giù, come per esempio Avermax. Ad ogni modo questa era la lista, loro hanno ancora il buonissimo Red Reboot, e arriviamo a Sprite Tribrigade, che attualmente è il secondo miglior deck del formato. Mi fa veramente ridere come le prime due settimane più o meno, o forse addirittura solo la prima settimana, è stato un giochiamo solo Sprite e Tribrigade perché è il miglior deck. Poi la gente ha realizzato che forse Tier non è così morto, nonostante sia stato letteralmente distrutto. Lista qua abbastanza standard, l'unica cosa diciamo diversa è vedere Nibiru di main con anche due Ghost Mourner. Però ripeto, queste sono più scelte tecniche del giocatore stesso che carte da giocare a tutti i costi. Extra deck è letteralmente quello di Sprite Tribrigade. Loro inside, tra l'altro, hanno ancora tre appointer. Ora, questo è interessante, è un deck che noi non vedremo mai, però questo è Adamancipator, Ishizu, Vernasylph, Super Heavy, Samurai, Grass. Ci ho messo un po' a dirlo. Loro hanno tre draghi blocco, loro hanno Grass, loro hanno Maxi e loro attualmente hanno anche i nuovi supporti Super Heavy Samurai. In particolare il secondo, quello che sta giocando in 3x, Wakaushi, è una carta insana. È come se fosse Curtain Opener e Monkey Board in una sola carta ed è veramente assurdo, fortissimo. E che ti apre giocate pazzesche. Vi basta pensare che appunto, aprendo con Mono Wakaushi, riuscite a fare Borrelod, prima che l'avversario ovviamente possa andare a disturbare le nostre giocate, ma anche Granite. Granite che poi va ad aggiungere ovviamente Drago Blocco. Cosa interessante è che i Super Heavy Samurai, tranne appunto Wakaushi, sono tutti terra, quindi hanno un'ottima sinergia con questo deck, dove ovviamente vengono anche giocati i Vernasylph, che vanno a rebornare per esempio Soul Piercer e quindi permettere di riattivare il suo effetto non essendo once per turn. Comunque sia,
da noi questo deck non può venire giocato. Vedete anche la bomba fumogena e la bacchetta, la magia equipaggiamento blu, perché ovviamente nel extra deck viene giocato il Power Tour Braver Dragon, che è una carta insana pure lui e che da noi non sta vedendo minimamente gioco, ma sono convinto che prima o poi qualcuno aprirà gli occhi e dirà: questa carta effettivamente è un po' forte. Anyway, quello era Damancipator e in OCG è ancora vivo. Mentre questo deck... questo deck mi ha fatto piangere. Questo deck mi ha fatto piangere perché so benissimo di non poter giocarlo nel nostro formato, perché Chaos Ruler ci ha lasciati e anche perché questa nuova carta, Assault Synchron, non uscirà prima probabilmente di novembre prossimo, dove un set simile a Magnificent Mavens debutterà anche da noi e lo andrà a rilasciare, perché ovviamente è una carta del Secret Shiny Box nuovo. Quindi dobbiamo aspettare molto prima di averlo probabilmente. Questo è Bestial Synchro Punk e mi sono innamorato, perché amo i Bestial, amo ovviamente i Punk. Dirnot sempre a due, sempre a due, ovviamente sempre a due. E davvero questo mi fa male. Vedere questa lista così mi fa veramente male, perché sembra una figata. Però in ogni caso la roba figa è che nell'extra deck vengono giocati sia Axel Synchro Stardust Dragon, ma anche Stardust Dragon stesso, che io da poco tra l'altro ho recuperato Ultimate. Fighissimo. Una carta, una delle mie carte preferite di sempre. C'è Dispater, c'è Barone, c'è Shenjing, c'è il Peppone. Che bello deck questo, che bello deck. C'è anche Harbinger, c'è il numero 62, che in questo deck funziona letteralmente solo per fare Zeus, o in alternativa per fare C62, che può picchiare 3 mostri con 4000 d'attacco, quindi di base è una carta decente. Però appunto pensate solo al fatto che numero 62 si fa con 2 mostri di livello 8 generici, che con Chaos Ruler che torna infinite volte in questo deck è molto facile da fare. Poi semplicemente ci schiaffi sopra C62 e in questo modo, facendoci sopra anche Zeus, hai 4 materiali. Zeus 4 materiali così. 62 è letteralmente Downward Magician in questo deck. E poi c'è il numero 90 che rimane lì. Boh, vabbè. Servirebbe anche una reprintina di lui. Veramente deck fighissimo. Peccato non poterlo giocare, vero? Sì. Che palle. Andiamo avanti con Labyrinth. Labyrinth che ha usato in questo caso un pacchettino Shizu per sfruttare ovviamente al massimo i suoi mostri di decorazione, che scartano di costo una carta per settare una carta Labyrinth da deck. Carino Labyrinth, comunque se si sta imponendo come un deck abbastanza solido attualmente, però si sta trasformando spesso in questo deck trappola Floodgate che... banalmente non mi fa impazzire, perché va a perdere la sua unicità, ovvero quello di essere un deck di trappole normali che rimuovono mostri in maniera diversa. Extra deck penso che interessi relativamente, ma vi do un secondo per vederlo. E poi infine andiamo a parlare di Pureli. Pureli che, ripeto, essere uscito da poco in TCG, da pochissimi giorni. L'altro nome Pureli uscirà in Cyberstorm Access, quindi è per quello che il deck ha avuto una spinta verso un metagame dove può giocare. Però comunque sia mi manca la conoscenza base di questo mazzo per capire cosa fa da primo. Perché da secondo, ok, è un Turbo Zeus OTK con F-Happiness. E quello è abbastanza palese. Ma di base il resto mi sembra un setup che va a cercare di pescare tante carte più possibili per magari pescare Maxi e quindi diciamo portare l'avversario a terminare il suo turno senza nemmeno provare a saltare su quel singolo mostro che lasci sul terreno. Mi sembra una strategia un po' azzardata, detto onestamente. Non mi sembra così forte, a meno che appunto non lo giochi Going Second, ma qua penso che Going Second ci sia poco. Nel extra deck, come vedete, ci sono vari nomi. C'è Downerd, c'è l'Usignolo, l'Incurivo e Anima, nonché ovviamente Zeus, che se non fosse limitato a uno in OCG ne giocherebbe addirittura 3 questo deck. E poi sta tornando Droll nel side di vari deck, perché Droll è una carta.
Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Metagame Report che abbiamo appena letto. Secondo voi, qual è stato il deck più figo da vedere? Perché proprio Bestial Punk? Fatemelo sapere con un commento. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E io, se avete notato, ho il naso un po' tappato. Detto questo, lasciate ovviamente anche un'iscrizione al canale. Non so se l'avevo già detto. In ogni caso, ciao.